Ciao, io sono Roberta e benvenuti in questo video. Oggi parliamo delle novità letterarie uscite nell'ultimo periodo, nel 2022, in questi primi 3 mesi, che mi piacerebbe leggere magari in futuro. Non so se riuscirò direttamente quest'anno, però sono dei libri usciti tra gennaio, febbraio e marzo che mi hanno piuttosto incuriosita per la trama, per comunque il contenuto, anche per l'autore in sé e che mi piacerebbe leggere. Come vi ho detto diverse volte, io non sono proprio molto informata circa le novità degli ultimi anni, degli ultimi tempi. Tendo a leggere soprattutto libri di autori del XX secolo, però vorrei anche avvicinarmi di più agli autori di oggi, che insomma sono ancora in vita e che comunque continuano a produrre opere, e quindi ne ho scelti alcuni che appunto mi hanno incuriosito e oggi leggiamo la trama e commentiamo. Fatemi sapere se voi li avete già letti, quindi potete magari darmi qualche consiglio, oppure se li conoscete, non li avete ancora letti ma vorreste leggerli, e ovviamente datemi anche qualche consiglio di altre letture, di altri libri usciti nell'ultimo periodo che secondo voi dovrei leggere. Allora, iniziamo con La custode dei peccati di Megan Campisi, uscito proprio il 7 gennaio 2022. Vi leggo la trama. Allora, per ogni peccato un cibo, per ogni confessione il silenzio, ma la verità non si può tacere per sempre. Ha rubato solo un pezzo di pane, ma la giovane May avrebbe preferito essere impiccata come tutti gli altri ladri. Invece il giudice ha scelto per lei una condanna peggiore della morte, diventare una mangia peccati. Dopo la sentenza, May è obbligata a indossare un collare per essere subito riconoscibile e viene tatuata una lettera S sulla lingua. Da quel momento non potrà mai più rivolgere la parola a nessuno. Poi inizia il suo apprendistato presso la mangia peccati anziana che, nel silenzio più assoluto, le insegna le regole del mestiere. Un mestiere spaventoso: raccogliere le ultime confessioni dei morenti, preparare i cibi corrispondenti ai peccati commessi e infine mangiare tutto, assumendo su di sé le colpe del defunto, la cui anima sarà così libera di volare in paradiso. Le mangiapeccati sono esclusivamente donne, disprezzate e temute da tutti, eppure indispensabili. Questa è un po' la trama di questo romanzo che mi ha intrigata. Non conoscevo l'autrice, non so se effettivamente abbia scritto altri libri, e parte da una base, diciamo, di storia realmente esistita, quindi i mangiapeccati. I mangiapeccati erano delle persone che venivano soprattutto da famiglie povere, che loro stessi erano poveri, e che venivano pagati dalla famiglia del defunto per mangiare, quindi sotto forma di cibo, tutti i peccati del morto. Questo pasto faceva parte, diciamo, di un rituale considerato magico, seguito anche da una preghiera, e permetteva al defunto di poter accedere tranquillamente al paradiso, dato che la sua anima risultava ora pura, perché il mangiapeccati appunto aveva preso su di sé tutti i peccati di questo defunto. Su queste figure non si hanno molte informazioni. Si dice che questa pratica ebbe inizio con l'inizio del cristianesimo, soprattutto in Inghilterra e nel Galles, e che era considerato appunto un rituale magico che veniva condannato dalla Chiesa e in generale anche dalla società, nel senso che i mangiapeccati venivano visti come figure un po' sataniche. Addirittura si diceva che incrociare lo sguardo anche solo per un secondo di un mangiapeccati avrebbe sicuramente portato sfortuna. Tra l'altro, l'ultimo mangia peccati, comunque documentato, risulta essere un uomo che si chiama Richard Munslow, che morì nel 1900, durante i primi anni del 1900, e che tra l'altro non faceva neanche parte di una famiglia povera. Sono figure secondo me molto interessanti, e non conosco la scrittura di quest'autrice, quindi non saprei dire,
Però mi ha incuriosito molto questa storia. Dopodiché continuiamo con Niente di vero di Veronica Raimo, libro uscito, romanzo uscito a febbraio del 2022. Tra l'altro Veronica Raimo con questo suo Niente di vero è tra i 12 finalisti del Premio Strega 2022, quindi andiamo a leggere la trama. La lingua batte dove il dente duole e il dente che duole alla fin fine è sempre lo stesso. L'unica rivoluzione possibile è smettere di piangerci su. In questo romanzo esilarante e feroce, Veronica Raimo apre una strada nuova. Racconta del sesso, dei legami, delle perdite, del diventare grandi e nella sua voce buffa, caustica, disincantata, esplode il ritratto finalmente sincero e libero di una giovane donna di oggi. All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia, un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia, un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di familiari difettosi, Veronica scopre l'impostura per inventare se stessa. Con una prosa nervosa, pungente, dall'intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo ustionante. Di questa autrice mi incuriosisce quello che dicono essere forse il suo punto forte, appunto questa scrittura, soprattutto in questo romanzo, questo rendere le ferite personali, insomma, familiari e quant'altro, parlare di tutto ciò, anche del dolore, in maniera ironica, in maniera più leggera, come dice appunto all'inizio, l'unica rivoluzione possibile è smettere di piangerci su. Quindi questa cosa mi ha interessato anche di questa scrittrice, non ho letto nulla, l'ho conosciuta proprio seguendo il premio Strega, insomma, sapevo fosse una delle 12 finaliste e quindi mi piacerebbe affrontare questa autrice per capire un po', soprattutto appunto il suo tipo di scrittura, come tratta questi argomenti, che sono argomenti magari un po' pesanti, ma probabilmente che lei tratta in maniera particolare. Proseguiamo con un autore che ho già affrontato, Henry De Luca con Spizzichi e Bocconi, uscito tra l'altro il 31 maggio, quindi da pochissimi giorni. Henry De Luca è un autore, insomma, piuttosto famoso, secondo me lui sa raccontare molto bene le tradizioni, le città. Io lessi tempo fa il giorno prima della felicità, in cui raccontava il suo racconto, la sua narrazione della sua città natale, Napoli, era secondo me molto affascinante, molto bella, quindi vorrei ritornare a leggere qualcosa di Henry De Luca e questo libro mi sembra molto particolare. Leggiamo la trama. Il cibo ha una storia spaventosa, eroica, miracolosa. Il protagonista un po' è il cibo. La scrittura sacra contiene narrazioni di provviste dal cielo. La parola fame è stata più temuta della parola guerra, della parola peste, di terremoti, incendi, inondazioni. Si è ammansita presso di noi l'ultima virata di bordo del secolo, permettendo insieme alla medicina la prolunga inaudita dell'età media. Si è costituita una scienza dell'alimentazione. Lentamente le porzioni si sono trasformate in dose, le etichette forniscono l'apporto in calorie. Sono di un'epoca alimentare precedente a questa, basata sulla scarsa quantità e varietà. Mi è rimasto in bocca un palato grezzo, capace di distinguere il cattivo dal buono, ma povero di sfumature intermedie. Ho le papille del 1900. Qui ci sono storie mie di bocconi e di bevande, corredo alimentare di un onnivoro. Così scrive nella premessa Henry De Luca, che subito ci concede con il suo stile inconfondibile fra odori e sapori che raccontano di lui, ma anche di un mondo perduto, di pranzi della domenica al profumo di ragù, di pranzi consumati in cantiere, eccetera. Quindi
È un libro dedicato al cibo, dedicato alle tradizioni. Tra l'altro, all'interno, e questa cosa mi ha attirato molto, ci sono delle ricette di sua nonna e di sua zia, che sono state trascritte dalla cugina e che appunto vengono riportate, vengono condivise con i lettori di questo libro. Come dice anche la trama, e come ripeto, Eri De Luca è uno scrittore che riesce a trasmettere perfettamente le tradizioni, in questo caso appunto gli odori e i sapori, quindi soprattutto questo mi interessa. E tra l'altro è un libro che forse è un po' diverso dai soliti libri che leggo. Fatemi sapere se voi l'avete già letto o l'avevate già adocchiato, anche perché è uscito proprio da pochissimi giorni. Proseguiamo poi con Padri di Giorgia Tribuiani. Giorgia Tribuiani ha scritto altri due romanzi che sono Guasti e Blu. Io non li ho letti, anche questa autrice non l'ho mai affrontata. Leggiamo la trama. È un pomeriggio di primavera quando, con lo stesso corpo e la stessa età del giorno della propria morte, Diego Valli risorge. Si risveglia sul pianerottolo di quello che era stato il suo appartamento. Tira fuori le chiavi, prova a infilarle nella serratura, ma si trova faccia a faccia con il figlio Oscar, lasciato bambino e invecchiato ormai di oltre 40 anni. Da qui ha inizio una vicenda di riconciliazioni e distacchi, una storia intensa e sincera sul rapporto tra padri e figli e sulla necessità del perdono. Una volta riconosciuto il padre, Oscar affronta il comprensibile straniamento aggrappandosi alle incombenze della quotidianità, mentre Clara, sua moglie, non crede al miracolo e si oppone all'idea di ospitare in casa uno sconosciuto. A complicare le cose si aggiunge l'arrivo di Gaia, la figlia della coppia, che torna nella città natale per trascorrere le vacanze. Di nascosto dalla madre, che è spesso via per lavoro, Gaia finalmente ha l'occasione di conoscere suo nonno, un uomo profondo, amante della musica, più simile a lei di quanto sia mai stato suo padre. Ecco, questa trama, secondo me, potrebbe riservarci molte, molte sorprese. Sicuramente questo ritorno totalmente inaspettato e surreale di questo uomo che risorge darà, a quanto ho capito, il via a una sorta di, appunto, riconciliazione, ad una analisi di questi rapporti difficili. È un uomo che è mancato per molti anni per via della morte, ed è un uomo che si trova faccia a faccia anche con una generazione completamente diversa, che è quella di suo nipote. Quindi c'è un rapporto paterno con il figlio e un rapporto nonno-nipote che sicuramente secondo me sarà molto interessante da leggere. Sicuramente mi piacerebbe cominciare da questo, che è il suo ultimo romanzo, e poi magari leggere anche gli altri. Se li avete letti, fatemi sapere cosa ne pensate. E poi proseguiamo qui con un saggio del famosissimo Alessandro Barbero. Alessandro Barbero, penso che un po' tutti ormai lo conosciamo, è uno storico, è specializzato in storia medievale, però si occupa un po' di storia in generale. Uno storico, secondo me, molto preparato. Mi ha anche aiutato tantissimo ad affrontare lo studio di alcuni argomenti, di alcuni storici. Mi piace molto come spiega, come si avvicina al pubblico che lo ascolta, ma anche ai giovani a cui fa lezione. Tra l'altro si occupa comunque in generale di argomenti più vasti e che si discostano comunque dalla storia, e parla anche di letteratura. Ad esempio, mi è piaciuto tantissimo il suo intervento, la sua spiegazione del Maestro e Margherita, romanzo che a quanto ho capito è tra i suoi preferiti. E quindi mi piace molto seguirlo. E il 12 gennaio è uscito Inventare i libri, l'avventura di Filippo e Luca Antonio Giunti, pionieri dell'editoria moderna. Ecco, mi piace molto, mi piacerebbe molto leggere questo libro, perché affronta ovviamente una storia vera, racconta tutta la nascita appunto di questa casa editrice Giunti. E infatti dice: nel 1485 Ser Bernardo Machiavelli annota nel suo libro di ricordi di aver comprato da Filippo di Giunta, libraio del popolo di Santa Lucia d'Ognissanti, due volumi, uno di diritto e uno di storia. Su quest'ultimo, conservato
situato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, possiamo tuttora leggere le annotazioni di suo figlio, Niccolò Machiavelli. 4 anni dopo, a stipulare il contratto di affitto della nuova bottega del libraio Filippo Giunti e il notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo. Di Filippo Giunti e di suo fratello Luca Antonio, fondatori a Firenze e a Venezia di due tra le prime più innovative imprese editoriali della storia, avevamo finora notizie lacunose. Alessandro Barbero pone mano agli strumenti dello storico e ricostruisce il loro percorso, la dinastia a cui danno vita, la rivoluzione di cui sono protagonisti. Ecco, di Barbero ci si può soltanto fidare, e anche in questo caso, appunto, attraverso un'attenta ricerca di tutti questi strumenti e documenti storici è riuscita a ricostruire questa storia. E infatti ci dice: nati in una modestissima famiglia di pannaiuoli, cresciuti in un mondo dove i cartolai erano iscritti all'arte degli speziali perché si occupavano di carte di papiro, eccetera, Luca Antonio e Filippo intuiscono le formidabili potenzialità della nuova arte della stampa e diventano tipografi, editori e vivacissimi commercianti di libri. Ecco, questa storia mi interessa molto, è una storia molto importante dell'editoria moderna che non conosco, e appunto quindi mi interessa sia la storia che l'autore, è un autore, ripeto, che conosco, che mi piace ascoltare e quindi anche leggere. Non ho letto nulla di Barbero. E poi terminiamo con un romanzo molto 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 famoso, anche se è uscito il 13 gennaio, un libro che è già stato letto da moltissimi. Mi piacerebbe anche a me affrontare la lettura piuttosto complessa e corposa di questo libro, perché sto parlando di Verso il Paradiso di Anya Yanagihara. Leggiamo la trama, anche se un po' tutti penso che ormai conosciamo di... sappiamo di cosa parla e quant'altro, l'ho visto girare su YouTube ma anche su Instagram, un po' in giro, un po' dappertutto. Ci sono insomma molti booktuber che ne parlano, che danno le loro opinioni. Non ho mai visto nessun video perché forse non voglio spoilerarmi troppo, però ne parlano tutti bene, quindi mi piacerebbe affrontare questa lettura. In una versione alternativa dell'America del 1893, New York fa parte degli stati liberali, dove le persone possono vivere e amare chi vogliono, o almeno così sembra. Il fragile giovane rampollo di una famiglia illustre rifiuta il fidanzamento con un degno corteggiatore, attratto da un affascinante insegnante di musica senza mezzi. In una Manhattan del 1993 assediata dall'epidemia di AIDS, un giovane vive con il partner molto più anziano e ricco, nascondendo la sua infanzia travagliata e il destino del padre. È nel 2093, in un mondo lacerato da pestilenze e governato da un regime totalitario, la nipote di un potente scienziato cerca di affrontare la vita senza di lui e di risolvere il mistero delle sparizioni di suo marito. Queste tre parti sono unite in una sinfonia avvincente con note e temi ricorrenti che si approfondiscono e si arricchiscono a vicenda. Ciò che unisce non solo i personaggi ma anche queste Americhe è il loro venire a patti con quello che ci rende umani: la paura, l'amore, la vergogna, il bisogno, la solitudine. Ecco, è una trama molto intrigante. Anche di questa autrice non ho letto nulla, ovviamente se voi invece l'avete letto fatemi sapere, raccontatemi un po' la vostra esperienza di lettura. E quindi questo era l'ultimo libro, sicuramente ce ne sono tanti altri, insomma, usciti recentemente, che sono libri che vale la pena leggere, però questi erano quelli che un po' vi volevo presentare. Chissà se riuscirò a leggerli entro quest'anno, io intanto li scrivo nella mia lista di libri da leggere, lista che raccoglie numerosissimi titoli, però vabbè, non ci insegue nessuno, quando sarà il momento li leggerò. Il video termina qui, spero che vi abbia tenuto compagnia o che vi sia stato utile, quindi vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!